Seguiamo ora Benedetto XVI nel percorso alla scoperta di alcuni tesori della Biblioteca Apostolica Vaticana e dell'Archivio Segreto, che il Papa ha voluto fare pochi giorni prima della lunga chiusura della biblioteca per ristrutturazione. Sguardo ai tesori che custodisce ora che lo Scrinium chiude per le annunciate opere di restauro. Benedetto XVI ha percorso i lunghi corridoi della Biblioteca Apostolica Vaticana per soffermarsi di tanto in tanto a sfogliare, a stringere fra le mani alcuni di quei documenti che hanno fatto la storia del mondo e della Chiesa. La straordinaria esilità del papiro Bodmer, sul quale 1800 anni fa vennero riportati in Egitto i testi dei Vangeli di Luca e di Giovanni, i più antichi esistenti, o il celebre Codice Vaticano, una versione completa della Bibbia in greco risalente all'inizio del IV secolo, o ancora un codice illustrato del XIV-XV secolo contenente le Enarrationes in Psalmos scritte da uno dei padri della Chiesa più citati dal Papa, Sant'Agostino. Benedetto XVI ha ripercorso in pochi metri secoli di storia, perché è questo il miracolo della Biblioteca Apostolica, capace di mettere l'uno accanto all'altro reperti inestimabili. Le lettere autografe di Martin Lutero vicino alla copia della famosa Bibbia di Gutenberg delle 42 linee, il primo libro pubblicato a stampa 1500 anni fa. Confesso che al compimento del mio 70° anno di età avrei tanto desiderato che l'amato Papa Giovanni Paolo II mi concedesse di potermi dedicare allo studio e alla ricerca di interessanti documenti riperti da voi custoditi con cura, veri capolavori che ci aiutano a ripercorrere la storia dell'umanità e del cristianesimo. E quella storia non cambia se dalle sale di lettura ci si sposta agli immensi archivi sotterranei. La biblioteca seguita a regalare le stesse suggestioni. Ecco allora che nel deposito dei manoscritti, una delle aree che nei 3 anni di chiusura al pubblico verrà interessata da profondi lavori di ristrutturazione, il Papa ha sentito rivivere così, nella spiegazione del viceprefetto Ambrogio Piazzoni, la genesi di un manoscritto di San Tommaso d'Aquino, un codice autografo contenente la Summa Contra Gentiles. È giusto perché non ci stavano più lì, allora dice da aggiungere alla pagina tale, del 7, che poi sono diventati. Si vede come nasce un grande libro. Esatto, si vede come nasce un grande libro. Esatto. Qualche volta le parti. Vedere proprio la nascita di un'opera grande. Decine di migliaia fra manoscritti e incunaboli, monete e stampe che rivaleggiano con l'altra serie di documenti stipati nell'Archivio Segreto Vaticano. Il Papa si è recato anche lì e fra le sue mani sono scorse davvero testimonianze eccezionali. Il testo del Concordato di Worms, che segnò la fine della lotta delle investiture, ma anche gli atti del 1616 e del 1636 di un processo che fece epoca, quello a Galileo Galilei. Padre Sergio Pagano, prefetto dell'Archivio Segreto, ha svelato al Papa un retroscena accademico legato all'ammonizione del cardinale Bellarmino a Galilei. Questa è una copia e questa è una cosa che ha fatto molto discutere gli studiosi, perché pare che Galileo avesse in tasca questa copia. Però nel processo più avanti si conserva anche il decreto originale, ecco. E questa è mano di Bellarmino. Curiosità mista a stupore suscita nel Papa quello che fra i 56 sigilli d'oro conservati nell'archivio segreto, la collezione più ricca al mondo nel suo genere, vanta il record di consistenza. 1000 grammi d'oro che ornano la lettera solenne con la quale Filippo III di Spagna, il 27 febbraio 1600, presta giuramento di fedeltà a Clemente VIII in occasione dell'investitura del Regno di Sicilia. Il cuore del Papa e l'ingegno dello studioso che convivono in Benedetto XVI si sono congedati così con gratitudine da una visita importante, sognata in una veste ma realizzata in quella un tempo inimmaginata. Nei suoi disegni provvidenziali il Signore ha stabilito altri programmi per la mia persona ed eccomi oggi tra voi, non come appassionato studioso di antichi testi, ma come pastore chiamato a incoraggiare tutti i fedeli a cooperare alla salvezza del mondo, compiendo ciascuno la volontà di Dio là dove Egli ci pone
a lavorare.